Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il bollettino della Regione Abruzzo che ci aggiorna sui dati di questa emergenza coronavirus. Dai test eseguiti la notte scorsa nel laboratorio di riferimento regionale, che ormai sapete è quello di Pescara, sono emersi 7 nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di un 66enne di Vasto, un 64enne di Civitella Casanova, una donna di 43 anni di Città Sant'Angelo e un 65enne di Nocciano, oltre a un 56enne di Montesilvano e due uomini di Pescara, uno di 55 e l'altro di 80 anni. Con gli ultimi casi, dunque, sale ad 81 il numero dei positivi al virus in Abruzzo, questo come detto dal bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Noi adesso andiamo in diretta a Pescara, davanti alla sede della Direzione Generale della ASL, c'è il nostro Paolo Renzetti. Insomma, Paolo, cresce ma non al ritmo di ieri il numero dei contagiati nella nostra regione. Insomma, è una buona notizia, speriamo che questo continui anche grazie alle misure prese dal governo. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti, a te la linea. Sì, grazie, buongiorno dall'ospedale civile di Pescara. Siamo, come dicevi tu Alfredo, nei pressi della direzione sanitaria e siamo con i vertici della ASL di Pescara, e per questo ovviamente ringraziamo il dottor Antonio Caponetti, direttore generale facente funzione della ASL di Pescara, e il dottor Valterio Fortunato, il direttore medico dell'ospedale civile di Pescara, che hanno sottratto del loro tempo prezioso in questi giorni, in queste settimane, proprio per poter far sì che ci potesse essere questo collegamento in diretta per la prima edizione del nostro telegiornale. Parlavi, Alfredo, dei numeri del bollettino medico di oggi per quanto riguarda l'emergenza coronavirus nella nostra regione, e io partirei proprio dal dottor Antonio Caponetti. Dottore, qual è ad oggi la situazione? Numeri che rispetto a ieri sembrerebbero poter far abbozzare un mezzo sorriso, diciamo, rispetto alla giornata di ieri, però i numeri non dicono tutto. No, i numeri non dicono tutto, la situazione è grave, è ancora sotto controllo, però è seria e molto impegnativa, e tutta la nostra organizzazione è volta a fare il meglio con l'impegno davvero importante di tutti i nostri operatori. Rispetto a ieri però, come rispetto al bollettino di ieri, c'è stato un calo di casi segnalati? Beh, non terrei troppo fede a questi numeri, ribadisco la serietà della problematica e i numeri li vediamo a distanza quando si consolidano, al momento non sono consolidati e la curva dei pazienti interessati è comunque in ascesa ad oggi. Dottor Fortunato, siamo all'ospedale di Pescara, che è il centro di riferimento regionale per quanto riguarda la microbiologia e dunque i tamponi che vengono effettuati e che arrivano in pratica da tutta la regione. Diceva il dottor Caponetti, la situazione è seria, la situazione è grave. C'è un nuovo farmaco che state sperimentando, anzi per meglio dire inizierete a sperimentare tra pochi minuti? Sì, si tratta del tocilizumab, che è un farmaco come si dice, che è stato sperimentato presso il Cotugno di Napoli, adesso è diventato di uso in questi tipi di patologie, e noi contiamo nella giornata di oggi di cominciare a somministrarlo ad alcuni pazienti che attualmente sono quelli più gravi, condizioni cliniche più critiche, diciamo. Quindi speriamo che funzioni. Ovviamente ci seguiamo quello che è l'orientamento di ospedali ben più importanti del nostro. Dottor Fortunato, c'è stata una crescita negli ultimi giorni di persone ricoverate in terapia intensiva, ma soprattutto, mi corregga se sbaglio, si è abbassata anche l'età media di queste persone che arrivano in ospedale con una insufficienza respiratoria. Certamente, rispetto a quello che pensavamo i primi giorni, o che si, dalle notizie che arrivavano dalla regione Lombardia nei primi giorni dell'epidemia, si pensava che fosse una patologia prevalentemente degli anziani. Poi ci siamo accorti che un po' in tutta Italia l'età media sta scendendo, e anche da noi, seppur i primi pazienti sono il paziente 1 e un paziente quarantenne, quindi relativamente giovane,
Poi abbiamo avuto altri pacienti di età superiore della stessa fascia 40-50 anni, oltre agli ultraanziani. Quindi è un'età media che diciamo è bassa. Paolo, scusami, Paolo, che diceva il dottor Antonio Capone. Sì, sì. Volevo fare una domanda al dottor Fortunato, tornando invece alla sperimentazione che partirà tra poco. Ma questo farmaco, che non è un farmaco specifico per il coronavirus, lo abbiamo capito, ma è dedicato ad altre patologie come l'artrite, in che maniera agisce, anche per farlo capire da casa? Questa è la prima domanda. E la seconda, se la sperimentazione è solo a Pescara o anche nelle altre ASL e dunque negli altri ospedali della regione? Perfetto, allora giro le due domande al dottor Fortunato, chiede dallo studio il collega Alfredo Primante. Due cose, la prima, questo farmaco come può andare ad interferire e a disturbare il coronavirus essendo un farmaco che viene usato per la cura dell'artrite? E poi la seconda domanda, se questa sperimentazione riguarda solo l'ospedale civile di Pescara o anche altri presidi della regione? Guardi, io non sono un clinico, quindi non ho perfetta cognizione dell'uso del farmaco. Posso dire, da quel che ho sentito stamattina dall'ospedale Cotugno, è un farmaco che, essendo utilizzato per l'artrite reumatoide, è un farmaco che contrasta fortemente i processi infiammatori e quindi anche in questo tipo di patologie ci sono dei processi infiammatori polmonari o delle vie respiratorie. Quindi probabilmente è un farmaco che attenua l'effetto infiammatorio della patologia. Poi se altri centri lo stanno utilizzando non lo sappiamo, ma presumiamo di sì. Del resto al Cotugno lo stanno già utilizzando da diversi giorni, quindi centri sicuramente, credo che sicuramente nel nord Italia lo staranno utilizzando. E in Abruzzo avete notizie di... Non abbiamo ancora notizie degli altri ospedali. Io torno al dottor Antonio Caponetti per parlare di un'altra questione sempre inerente a questa emergenza coronavirus. Abbiamo ascoltato ieri i sindacati, le organizzazioni di categoria, c'è questa emergenza in tutta Italia, ovviamente non solo in Abruzzo, ci mancherebbe. Occorrono medici, infermieri, personale medico, anche e soprattutto, parlando ovviamente dell'Abruzzo, qui all'ospedale di Pescara, ma non solo, si sta provvedendo con alcune assunzioni, cosa ci può dire in merito? Beh sì, certo, stiamo procedendo ad assumere, peraltro seguendo un andamento che già si è restaurato da alcuni mesi. L'emergenza sta facendo convergere le richieste su alcune tipologie di professionisti e infermieri, OS e medici specialisti della branca, con le difficoltà che si hanno a reperire queste professionalità in un momento che era già complesso per il sistema sanitario nazionale, come ben sappiamo, e quindi siamo ancora più in difficoltà. Stiamo cercando anche di utilizzare proprio oggi, facciamo una dipendenza anche degli specializzanti che a questo punto possono essere assunti, e quindi cerchiamo di prendere tutto quello che possiamo, che è disponibile al momento. Un plauso ovviamente a tutto il personale medico dell'ospedale civile di Pescara, ma di tutti gli ospedali della nostra regione per il gran lavoro che stanno portando avanti. Assolutamente, questo sì, siamo sotto tensione da molti giorni e ringrazio tutti ovviamente, perché la fatica è tanta e non vediamo ancora la luce, quindi avremo ancora dei giorni molto pesanti da dover affrontare, quindi speriamo di farcela con l'abnegazione di tutti quanti, certamente. Dottor Fortunato, notizia di qualche ora fa, quella che riguarda l'ospedale San Massimo di Penne, dunque restiamo in provincia di Pescara, perché ci sono dei problemi proprio di malati all'interno dell'ospedale San Massimo, che non chiuderà ma che vedrà ridotte, mi corregga se sbaglio, le prestazioni, soprattutto quelle non urgenti. Giustamente, come diceva lei, l'ospedale di Penne non chiude, lungi da noi l'idea di chiudere un ospedale, soprattutto in questo frangente. Ovviamente in quella sede abbiamo avuto un numero di pazienti positivi con quadro sintomatologico abbastanza elevato. Questo ha comportato anche la contaminazione di una parte del personale infermieristico e medico. Ovviamente abbiamo l'esigenza di organizzare al meglio la situazione per gestire questo quadro, questi pazienti che abbiamo già dentro. Stiamo liberando degli spazi perché nei prossimi giorni prevediamo comunque la possibilità di avere ulteriori accessi. Quindi al momento stiamo
vivendo giorno per giorno, step per step, la situazione che evolve. Nessuna preoccupazione per i cittadini di Penne e per gli operatori di quell'ospedale. L'ospedale continua a funzionare in questo momento in una strutturazione un pochino più limitata. Pazienti trasferiti a Pescara e Popoli? No, non saranno trasferiti i pazienti, abbiamo soltanto trasferito qualche paziente ortopedico che poteva essere trasferito, tutti gli altri rimangono dove sono a Penne. Ovviamente avendo sospeso l'attività chirurgica, i pazienti sono stati dimessi, quelli che potevano essere dimissibili, quei pazienti invece ortopedici con patologie traumatiche sono stati dirottati sull'ospedale di Popoli non prima di essere stati controllati dal punto di vista Covid con tamponi faringei. Dottor Caponetti, prima di salutarci e di restituire la linea allo studio, nelle ultime ore ci sono stati maggiori casi positivi al coronavirus, soprattutto a Pescara e in provincia di Pescara. Si può dare una spiegazione sul perché sta accadendo questo? Beh, si sta seguendo l'andamento nazionale, no? È una diffusione che avevamo già visto nelle regioni del nord, in zone più vicine a noi come per esempio la Romagna o le Alte Marche, e quindi è un andamento che si sovrappone a quello che già conosciamo in questo paese, non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che sta succedendo nelle altre regioni. Quindi possiamo dire che questo aumento di casi a Pescara in provincia rientrerebbe nel trend della normalità in questa situazione? La normale evoluzione di questa epidemia. Per chiudere, un'ultima domanda al dottor Valterio Fortunato, e riguarda proprio, più che una domanda, un appello alla cittadinanza, alla popolazione in questi casi, perché gli accessi all'ospedale civile di Pescara sono tanti, soprattutto sono tantissime le telefonate anche al 118. Vogliamo tranquillizzare per quello che si può la popolazione dicendo che la situazione è ovviamente una situazione emergenziale, ma che i cittadini possono stare tranquilli e soprattutto devono stare a casa. Allora, ovviamente noi non facciamo che ripetere quello che ormai sta diventando virale, ovvero tutti coloro che possono stare a casa devono stare a casa. Come ospedale ci stiamo preoccupando del Covid, ma non possiamo trascurare tutti i pazienti di altra natura, in particolare quelli molto fragili, mi riferisco ai pazienti oncologici, ai pazienti ematologici, oltre che ovviamente all'età pediatrica. Per questo noi abbiamo cercato di istituire percorsi separati proprio per ridurre al massimo il rischio di contaminazione. Ci rendiamo conto che questi percorsi hanno già creato qualche disagio alla popolazione, ma è nell'interesse dei pazienti che arrivano fare qualche passo in più, ma rischiare di meno. Chiaramente gli stessi percorsi di sicurezza sono stati attivati anche dentro l'ospedale, quindi chiediamo alla cittadinanza un po' di comprensione, ma comunque possiamo assicurare che tutti i pazienti che hanno effettivamente bisogno di prestazioni non dilazionabili presso l'ospedale di Pescara vengono assistiti tutti i giorni. L'ultimissima, dottor Fortunato, ricordando che purtroppo i medici, gli infermieri degli ospedali, in questo caso dell'ospedale di Pescara, ma di tutti gli altri presidi, sono i primi a rischiare di essere Certamente. Ovviamente contaminati. Allora, è chiaro che la contaminazione non guarda chi sta, gli operatori o i cittadini che vengono in ospedale. Noi abbiamo adottato degli accorgimenti protettivi per tutto il personale, graduando anche i rischi a cui il personale viene esposto. Devo dire che ci sono ovviamente, mano a mano che la crisi va avanti, il personale forse comincia a razionalizzare la paura che prima era soltanto una paura di qualcosa di sconosciuto. Oggi che il virus e i pazienti infetti sono dentro l'ospedale, forse cominciano a conviverci e quindi forse a lavorare anche con meno ansia. Ci rendiamo conto che comunque è un lavoro difficile e noi non possiamo non ringraziare il comportamento responsabile, come diceva il dottor Caponetti, del personale medico, ma del personale di tutte le categorie, anche delle ditte che ci forniscono servizi all'interno dell'ospedale. È un comportamento che va razionalizzandosi, va normalizzandosi da parte di tutti gli operatori e tutti quanti oggi siamo sul campo ad assistere. Grazie davvero di cuore al dottor Antonio Caponetti, direttore generale facente funzione della ASL di Pescara, e al dottor Valterio Fortunato, direttore medico dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Da Pescara è davvero tutto, linea a te Alfredo.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti. Restiamo ancora a parlare in qualche maniera della sanità pescarese e lo facciamo con il primo guarito nella nostra regione, con Alfonso Ardizzi, che è in collegamento via Skype, eccolo qui, lo vedo in questo momento, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e che insomma ci racconterà adesso qual è stata la sua esperienza da paziente Covid che fortunatamente è guarito. Ma lanciamo anche questo messaggio positivo a chi in questo momento ha tanta ansia. Ardizzi, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. La mia esperienza è stata, tra virgolette, nella sfortuna. Sono stato fortunato, nel senso che quando sono arrivato in ospedale sono stato subito preso in carico dal professor Parruti e dalla sua equipe, e immediatamente ho somministrato tutte le cure del caso, e quindi diciamo a me è andata bene, quindi sono stato curato, proprio dico coccolato, nel senso che mi sono stati sempre vicini, sono stati 12 giorni lunghi, stare in una stanza in isolamento non è facile né per il paziente, non è facile neanche per il personale sanitario, che comunque sono stati, ripeto, splendidi. Nei miei confronti devo dire che la cura è stata efficace, quindi sono fortunato, adesso sono a casa, mi sento un po' debole, però diciamo sono contento, quindi si può guarire, l'importante è rispettare quello che ci dicono. Che cosa ha provato nel momento in cui le hanno comunicato la diagnosi? Ma fondamentalmente inizialmente un po' di sconforto, perché sa, un po' di rabbia, magari dici ma sono stato contagiato, quindi inizialmente un po' di sconforto, però sono stati veramente bravi, subito sono arrivati in equipe di medici, mi hanno spiegato la situazione, mi hanno messo a mio agio, quindi mi è stata fatta pesare poco, diciamo, la problematica che avevo. Dopo qualche giorno un po' mi sono spaventato, però ero stato avvisato che la cura sarebbe stata abbastanza invasiva, quindi sono stato abbastanza debole a letto e magari sai, ogni tanto qualche pensiero viene perché non hai la forza di reagire, ti senti impotente. Poi fortunatamente questo stato è durato un paio di giorni e subito ho iniziato miglioramenti, quindi mi sentivo meglio e piano piano andata avanti. Immagino che in questi giorni di isolamento lei in qualche maniera abbia anche ricostruito mentalmente il percorso fatto prima della diagnosi, anche per cercare di capire dove ha contratto questo virus. Ma le indagini sono state condotte in maniera impeccabile dalla sanità regionale, cioè nel senso insieme abbiamo ricostruito tutti i miei spostamenti, io per lavoro mi muovo parecchio dal mio posto di residenza, quindi abbiamo cercato di ricostruire tutti i vari posti che avevo visitato. Sicuramente pensiamo che abbia potuto avere il contagio durante un corso di formazione che ho tenuto in Liguria a del personale portuale, anche perché è l'unico posto dove sono risultate positive altre persone, quindi io, un mio collega e altre persone che diciamo altri discenti del corso. Altre zone che ho visitato anche dopo questo corso della Liguria immediatamente sono state messe in quarantena, ma fortunatamente nessuno è risultato positivo, perché dopo questo corso in Liguria ho frequentato un altro corso con il personale del soccorso alpino, eravamo circa 40 e fortunatamente nessuno ha contratto il coronavirus. Quindi l'unica parte dove pensiamo possa essere stato io contagiato è stato in Liguria, ecco. Insomma, da soccorritore a soccorso questa volta, mi sembra di capire. Sì, questa volta sono stato soccorso e ringrazio tutto il personale dell'ospedale di Pescara,
Sono stato soccorso, devo dire, in maniera impeccabile. Sono qui a sorridere. L'ultima cosa che le chiedo prima di salutarci è quale messaggio vuole dare alle persone che magari in isolamento domiciliare ci stanno ascoltando, o magari in ospedale sono a letto come lei lo è stato. Quale messaggio vuole dare a loro? Allora, il messaggio è semplicissimo. Innanzitutto a tutte le persone che sono in isolamento domiciliare di sentirsi dei privilegiati, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, perché se si finisce in ospedale è peggio, almeno a casa si ha il comfort dei cari, si ha il comfort della propria abitazione. Quindi stare a sentire quello che ci dicono i sanitari, quello che dicono i medici, perché comunque si può guarire. Io penso di esserne la prova di questo. Non ci dobbiamo fossilizzare dietro al fatto che dobbiamo stare magari qualche giorno a casa. Siamo a casa perché, come diceva il professor Parruti, dobbiamo sconfiggere il virus. Se il virus non si riproduce, sicuramente riusciamo a sconfiggerlo. Quindi rimaniamo a casa, succede niente, qualche giorno sicuramente riusciremo a superare questo momento difficile. Senta, che sintomi ha avuto? Questa è una mia curiosità, insomma, si sente anche leggendo sui social, ci sono tanti racconti, ma mi dica dalla sua esperienza che sintomi ha avuto. Ma io posso dire i miei sintomi personali, nel senso io ho avuto febbre alta, mi sentivo le ossa rotte, come se mi fosse passato sopra un camion, veramente. Avevo febbre che non scendeva, nonostante prendessi tachipirina e quant'altro. Quindi sono stato un po' di giorni a casa, pensando inizialmente a una semplice influenza, un po' più forte. Poi, d'accordo con la mia famiglia, sono andato in ospedale. Fortunatamente io non ho. Sono stato sempre autonomo nella respirazione, quindi non ho avuto problemi di respirazione. Venivo costantemente controllato dal personale, mi controllavano la saturimetria, la respirazione, pressione e quant'altro. Io quello che posso dire per quanto riguarda me è stata, ecco, febbre alta e dolori dappertutto, cioè forte debolezza e dolori ossei in maniera abbastanza importante. Ecco, a parte questi 2 o 3 giorni dove sono stato un po' spaventato. Che proprio ero, cioè, mi sentivo non poter combattere. Io sono combattente, quindi mi sentivo che non riuscivo a fare nulla per me stesso. Però a parte questi 2 o 3 giorni così intensi, il resto, i sintomi che ho avuto io sono stati questi. Immagino che accanto a tanti messaggi di solidarietà, in questi giorni purtroppo le siano arrivati anche dei messaggi poco piacevoli. Ma allora, devo dire che fortunatamente i messaggi poco piacevoli sono stati quelli che ho letto sui social, cioè fondamentalmente è uscita la notizia che una persona di San Giovanni Teatino era risultato positivo e là purtroppo si sono scatenati in tanti, ma ci può stare, cioè purtroppo tante persone disinformate magari sono leoni da tastiera, quindi iniziano a scrivere cose senza sapere che magari qualcuno può essere ferito. Cioè, magari mi descrivevano come un untore quando io nella mia vita ho dedicato tutta la vita a aiutare gli altri, quindi a soccorrere gli altri, assolutamente. Inizialmente sorridevo, poi un po' mi dava fastidio perché mi descrivevano come una persona che chissà dove dovevo rimanere. Cioè, io sono andato su nel nord per lavoro e sono tornato dopo qualche giorno, quindi non è che scappavo dal nord per rifugiarmi in Abruzzo e venire a infettare chissà quali persone, assolutamente. Però ecco, a parte questo, l'inizio, i primi giorni, poi penso che siano stati bravi quelli della sanità a descrivere la mia situazione, sono stati bravi sicuramente dall'ospedale, i vari medici che avranno rilasciato le varie interviste, eccetera, a spiegare qual era la mia situazione, sono riuscito a non contagiare mia moglie, quindi diciamo, mi sono immediatamente rinchiuso in casa quando sono rientrato, quindi ho cercato di seguire tutte le precauzioni possibili. Devo dire fortunatamente che tutti i ragazzi, sia i medici che i tecnici del soccorso alpino, mi sono stati proprio vicini. Sono i medici che abbiamo all'interno della nostra struttura, che comunque sono sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, che costantemente mi chiamavano 3, 4, 5, 6 volte al giorno per essere aggiornati sui parametri, per essere aggiornati sul mio stato di salute. Quindi mi sono stati vicini in tanti. Devo dire che
gli episodi spiacevoli dei primi 2 giorni che leggevo sui social sicuramente sono stati annullati da quella che è stata la vicinanza di tutte le persone che ho avuto accanto. Io la ringrazio per essere stato con noi nel nostro telegiornale, a testimonianza importante, dà tanta fiducia, tanta speranza anche a chi, ripeto, magari è malato e in questo momento ci segue. Grazie ancora ad Alfonso Ardizzi e magari ci rincontreremo vis-à-vis nel momento in cui si potrà. Grazie mille. Grazie, grazie a voi, a disposizione. Buona giornata. A lei. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Adesso voltiamo pagina e torniamo a Pescara, però, perché le misure del governo prese nelle giornate scorse, soprattutto nella giornata di ieri, sono state pesanti. Io resto a casa, l'hashtag che gira anche sui social, lanciato proprio dal governo. Vediamo Pescara deserta nel servizio di Paolo Renzetti. Una città deserta, Pescara chiusa per coronavirus. Siamo in pieno centro, nel piazzale della vecchia stazione, nell'area da dove partono i pullman, non solo urbani ma anche extraurbani per tutte le zone della regione. Come potete vedere nelle immagini di Loris Bennato non c'è praticamente nessuno, ci sono gli autobus che ovviamente effettuano regolare servizio, ma ci sono pochissimi passeggeri, taxi vuoti e situazioni davvero impensabile fino a qualche giorno fa. Proseguiamo il nostro giro per la città di Pescara, siamo ancora nelle zone centrali e questo è il luogo della movida del capoluogo adriatico, brulicante di folla nel weekend fino alle prime ore del mattino. Vedete tutti i locali chiusi come da ordinanza, non c'è praticamente nessuno e davvero fa specie vedere questa parte della città di Pescara, che è un po' il cuore e l'anima anche da un punto di vista commerciale, con le saracinesche tutte abbassate in Piazza Musi, ma anche in Via Cesare Battisti. Ecco come si presenta Corso Umberto, e questo è l'inizio del corso di Pescara. In fondo a Corso Umberto c'è Piazza Primo Maggio, poi la nave di Cascella, la riviera di Pescara. Vedete in questo momento che non c'è praticamente nessuno, ma vedete ci sono i controlli delle forze dell'ordine, perché anche per chi esce di casa a piedi c'è l'obbligo di esibire il documento prestampato da riempire per spiegare il motivo dell'uscita di casa. Le nuove restrizioni da oggi hanno fatto sì che anche i bar di tutta Italia siano chiusi. Vedete alle mie spalle questo bar di Corso Vittorio Emanuele che è chiuso. Proviamo a spingere la maniglia, come potete vedere è chiuso come tutti i bar cittadini. Dunque è saltato anche il rito, un rito tutto italiano del caffè al bar. Siamo in Piazza Primo Maggio, proprio davanti a quello che è un po' il simbolo della città di Pescara, la nave di Cascella. Siamo sulla riviera, ci sono pochissime persone, qualcuno che approfitta per fare una passeggiata, una leggera corsetta. Una bella giornata, c'è il sole, una temperatura primaverile, l'ideale in altri casi, in altre occasioni, in altre circostanze, per poter approfittare quasi di una prima tintarella, ma l'emergenza coronavirus ha fatto sì che quasi tutti i pescaresi giustamente abbiano deciso responsabilmente di restare a casa. E allora andiamole a vedere da vicino le misure prese dal governo. Ieri il Premier Giuseppe Conte a reti unificate ha annunciato un giro di vite ancora più duro per contrastare il Covid-19, nominando anche il commissario straordinario per le terapie intensive. Facciamo il punto con Giuseppe Dintino. Chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità. Sono queste le nuove misure, ancor più stringenti, annunciate ieri sera a reti unificate dal Premier Giuseppe Conte. La prima regola rimane quella di limitare gli spostamenti solo per le attività lavorative, per motivi di salute e per fare la spesa. La stretta riguarda soprattutto il settore della ristorazione. Chiusi bar, pub e ristoranti tutto il giorno, ma saranno consentite le consegne a domicilio fino alle 18. Chiuse tutte le attività commerciali al dettaglio, chiusi i mercati, chiuse le attività di servizio alla persona come parrucchieri e estetisti.
Rimarranno aperti invece i supermercati, i negozi alimentari, i negozi di computer, elettronica ed elettrodomestici. Aperti anche i tabacchini e i distributori di benzina, le ferramenta e le edicole. Stessa cosa per i negozi che vendono prodotti per l'igiene personale, le profumerie, gli ottici e le lavanderie e i negozi di prodotti per gli animali domestici. Aperte le banche, le assicurazioni e le pompe funebri. Aperte anche le farmacie. In Abruzzo via libera la prescrizione farmaceutica dematerializzata per smaltire il numero di pazienti negli ambulatori. Per ottenere un farmaco per cui occorre prescrizione basterà che il medico invii il numero della ricetta al paziente, anche comodamente tramite cellulare, numero che poi sarà mostrato al farmacista che provvederà a consegnare il farmaco. Per ogni ricetta possono essere prescritti medicinali per un massimo di 6 pezzi. Aperte anche le industrie, a eccezione dei reparti non fondamentali. Gli operai rimarranno nelle fabbriche, purché siano messi in condizioni di sicurezza, mentre ove possibile i dirigenti lavoreranno in smart working, ovvero da casa tramite computer. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Il Premier Conte però non ha parlato di mascherine, ventilatori e terapie intensive, ma ha delegato il manager Domenico Arcuri, da 13 anni alla guida di Invitalia. Arcuri sarà il commissario straordinario per le terapie intensive, facendosi carico di ciò che è stato messo nel discorso del Presidente. La catena di comando, che dal commissario passa per la Protezione Civile, poi per le regioni, però rischia di creare confusione e sovrapposizioni, tali da rendere difficile l'individuazione delle responsabilità di ciascuno in quello che potrebbe diventare uno scaricavirus. Fra poco avremo in collegamento via Skype un rappresentante di Confindustria, Luigi Di Giosaffatte, direttore della Confindustria di Chieti e Pescara, a cui approfondiremo anche le misure prese dal governo sul fronte delle imprese. Ieri abbiamo ascoltato Confesercenti dire quello che pensa la rappresentanza delle aziende che si occupano del commercio. Adesso fra poco andremo a sentire anche quello che pensa Confindustria sul fronte delle grandi imprese. Intanto proseguiamo la nostra ricognizione sul territorio per quanto riguarda questa epidemia. Andiamo a Teramo, dove per fronteggiare il coronavirus la ASL sta attuando una riorganizzazione senza precedenti degli spazi interni dell'ospedale Mazzini. L'ex sanatorio infatti diventerà una struttura interamente dedicata al Covid-19, con oltre 40 posti in terapia subintensiva, chiuso il reparto di psichiatria e trasferito l'hospice. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. E mentre il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto chiede di blindare immediatamente l'ospedale Mazzini, proprio in queste ore l'ASL di Teramo sta attuando una riorganizzazione senza precedenti degli spazi interni del nosocomio teramano. L'obiettivo è quello di creare quasi una cinquantina in più di posti di terapia subintensiva per i conteggiati da coronavirus con problemi respiratori non gravi. E dei tre lotti del Mazzini a diventare la struttura totalmente dedicata all'epidemia da Covid-19 è stato scelto proprio il terzo lotto, quello dell'ex sanatorio, dove sono attualmente situati il reparto infettivi, l'hospice e la psichiatria. La psichiatria ha già chiuso da qualche giorno. I pochi pazienti ricoverati, 4 in totale, sono stati trasferiti in altre strutture o sono tornati a casa. In giornata, invece, l'intero hospice sarà trasferito al secondo piano del primo lotto del Mazzini e lì troveranno posto i malati terminali ricoverati in questo reparto. I lavori di sistemazione nell'ex sanatorio sono già iniziati e si concluderanno, ha assicurato il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, nel breve giro di 15 giorni. Intanto manca solo un test finale, ma si ritiene che siano ormai guariti il papà e i due bambini, i primi ad essere stati ricoverati al Mazzini come positivi al coronavirus. La mamma invece è in via di guarigione e le sue condizioni sono buone. Attualmente all'ospedale di Teramo sono 7 i positivi al Covid-19 e sono ricoverati nel reparto
caso di malattie infettive. Solo una dei contagiati, una donna di 65 anni di Castiglione Messer Raimondo, è in terapia intensiva. Gli altri sei sono in discrete condizioni. E poi c'è un'ottava persona risultata positiva a Teramo al coronavirus, un funzionario della regione Abruzzo, appena rientrato da una vacanza in Trentino. In questo momento è in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia. Al San Massimo di Penne, ne abbiamo parlato prima, si va verso un ridimensionamento dovuto insomma a una riorganizzazione, come abbiamo ascoltato anche dalla viva voce dei dirigenti della ASL di Pescara. Facciamo il punto con Stefano Recanati. Il riscontro di diverse positività al nuovo coronavirus presso l'ospedale San Massimo di Penne ha portato la ASL di Pescara ad attuare delle procedure restrittive per tutelare pazienti ed operatori sanitari. Infatti, dalla giornata di oggi è sospesa l'attività chirurgica con tutte le attività a carattere di degenza, ambulatori e dei surgery. Le attività di interruzione spontanea di gravidanza sono spostate presso il presidio ospedaliero di Pescara. Le urgenze di tipo chirurgico, sia quelle trasportate da 118 che quelle di pronto soccorso, saranno indirizzate nei presidi ospedalieri di Pescara e Popoli. Le urgenze ortopediche dovranno essere trasferite presso le unità operative di Pescara o Popoli in base alla gravità e alla disponibilità di posti letto. I pazienti di ortopedia, dopo tampone al Covid-19, saranno spostati a Popoli. I pazienti chirurgici, tuttora degenti, concentrati nel minor numero di stanze, verranno dimessi appena possibile. L'unità operativa complessa di medicina sarà ridistribuita su due piani: al primo i Covid-19 negativi, al secondo i Covid-19 positivi. A questo reparto saranno aggregati i sanitari del blocco operatorio e dell'afochirurgia. L'attività dell'unità operativa semplice di anestesia e di terapia intensiva post-operatorio garantirà un medico H24 per trasferimento pazienti. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo nella mattinata di oggi ha emanato un nuovo bollettino con i numeri aggiornato sui casi di positività. Nell'area Vestina, un uomo e una donna di Civitella Casanova, confermato dallo stesso sindaco Marco D'Andrea con una nota sul profilo Facebook del comune, raccomandando ai suoi cittadini di mantenere la calma e di restare a casa. Un terzo caso a Nocciano, confermato anche qui dal sindaco Lorenzo Mucci, comunicando che la ASL ha già avviato tutti i protocolli, comprese le procedure di quarantena obbligatoria. Il quarto caso è a Cepagatti, qui, come confermato dal comunicato ufficiale del comune, si tratta di un uomo già ricoverato presso l'ospedale di Pescara. Intanto tutti i comuni dell'area hanno attivato il COC, Centro per operativo comunale. I numeri utili e le informazioni possono essere consultabili sui siti internet e profili social ufficiali. E purtroppo in questa situazione d'emergenza c'è anche chi se ne approfitta. La Guardia di Finanza di Pescara, infatti, che sta effettuando controlli a tappeto negli esercizi commerciali che vendono presidi medico-chirurgici, ha scoperto in uno di questi a Pescara un traffico di mascherine e gel disinfettanti venduti con un ricarico di oltre il 500%. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Per una mascherina si poteva arrivare a spendere fino a 49 euro o addirittura 14 euro per una confezione piccolissima di gel disinfettante. La Guardia di Finanza di Pescara nella giornata di ieri è intervenuta in una parafarmacia di Porta Nuova a Pescara, dove erano disponibili oltre 200 mascherine e numerose confezioni di gel disinfettanti a prezzi superiori di oltre il 500% del loro reale valore di mercato. L'operazione ricade nell'ambito di una serie di controlli volti a prevenire e reprimere le speculazioni in tempo di emergenza. Oggetto dei controlli di questo periodo soprattutto farmacie, parafarmacie e sanitarie, ma anche negozi di casalinghi e mercerie che in questo periodo vendono prevalentemente presidi medico-chirurgici a migliaia di persone preoccupate per la diffusione del contagio. Non solo un'attività speculativa spregevole in questo periodo di difficoltà, ma sospetta anche di ricettazione, tanto che le Fiamme Gialle hanno fatto scattare la denuncia per la titolare dell'esercizio commerciale, che non è riuscita nemmeno a dimostrare l'origine e la provenienza della merce, verosimilmente acquistata online dalla Cina ed ora accusata di manovre speculative su merci e ricettazione, che prevedono nel complesso la reclusione fino a 8 anni e multe fino a 25.000 euro, e di presidi medico-chirurgici sono stati sottoposti a sequestro. La positività al coronavirus del difensore della Juventus Rugani e del pivot di Utah Gobert scuotono ancora di più il mondo dello sport, e anche dalle società sportive locali continuano ad arrivare appelli a restare a casa e seguire le prescrizioni dettate dal governo. Vediamo il servizio.
Uno dei tanti segnali della portata dell'emergenza coronavirus è come sia toccato il mondo dello sport, dorato, patinato e colmo nell'immaginario collettivo di eroi quasi intoccabili. Ed invece non ci sono distinzioni. La pandemia, come ieri l'ha definita l'OMS, tocca i massimi livelli come la nostra Serie A o la NBA negli States. Il mondo del calcio è stato scosso dalla positività del difensore della Juventus, Daniele Rugani, che nel post pubblicato la scorsa notte, poche ore dopo la comunicazione ufficiale del club, nel rassicurare sulle sue condizioni ha rimarcato proprio quel concetto: il virus non fa distinzioni, può colpire tutti e per questo bisogna rispettare le regole che ci siamo dati per superare il momento. Dopo lo scontro diretto di domenica scorsa, ora due delle squadre più tifate d'Italia, Juventus e Inter, sono in quarantena in attesa di svolgere gli esami per verificare se vi è stato contagio verso altri calciatori, con le incognite che crescono sul prosieguo della stagione calcistica nazionale e internazionale. Nella notte anche la NBA ha pagato il suo dazio con la positività del pivot francese degli Utah Jazz, Rudy Gobert. La Lega professionistica, che già stava ipotizzando di chiudere la regular season a porte chiuse, ha disposto la sospensione delle partite di campionato fino a prossima comunicazione. Un altro terremoto sportivo. In ambito locale non sono mancati in questi giorni appelli a seguire le prescrizioni dei DPCM firmati dal Premier Conte, con l'invito a restare a casa. Campagna nella quale si è distinta la Pescara Calcio anche con la protesta delle mascherine di domenica scorsa a Benevento. Sempre sui social il club biancazzurro rilancia e prova a dare sollievo ai propri tifosi con l'iniziativa che ha come frontman il team manager Andrea Gessa. Ciao ragazzi, inizio la mia video challenge della Pescara Calcio. Minimo 15 palleggi all'interno della tua cameretta. I migliori o i più bravi, ma anche i più simpatici, saranno premiati con un video personalizzato dai ragazzi della prima squadra. Stiamo a casa. 3, 4, 5, 6. Gli allenamenti in casa Pescara riprenderanno lunedì 16 marzo, quelli del Teramo in Serie C non prima del 20 marzo, nel rispetto dell'accordo raggiunto tra Lega Pro e Assocalciatori. I biancorossi di Dimascio potranno tornare ad allenarsi da sabato 21 e un appello arriva anche dal capitano biancorosso Andrea Arrigoni. Ciao ragazzi, anche io e i miei compagni restiamo a casa. Mi raccomando, è molto importante seguire tutte le indicazioni che ci hanno fornito. Andrà tutto bene e presto torneremo tutti insieme al Bonolis. Un abbraccio. La LND aveva disposto la sospensione di tutte le attività fino al 3 aprile, prima ancora delle misure imposte dai DPCM. Anche dalle squadre di Serie D della nostra regione, costanti gli appelli a restare a casa, con una voce particolare, quella di uno dei giocatori più rappresentativi del girone F, il sindaco Marco Sansovini, bomber del Notaresco e idolo di tanti tifosi del Pescara. Ciao a tutti, momento difficile per tutti quanti. Quindi facciamo affidamento al nostro senso di responsabilità. Stiamo a casa per noi, per i nostri familiari e per l'intera comunità. Non ci sono altri aggiornamenti, purtroppo per un problema tecnico non siamo riusciti a perfezionare il collegamento audio e video con Luigi Di Giosaffatti di Confindustria, che contiamo però di contattare nelle prossime edizioni del telegiornale a partire dalle ore 19:14:42:57. Termina qui l'edizione giorno del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.